Ammettiamolo, in questa società la bellezza ancora conta, e come? Spesso ci basiamo sull'aspetto prima di parlare con qualcuno, ma ora vi chiedo una cosa, quali sono gli standard di bellezza in questo secolo? Parliamo sempre di una bella faccia squadrata e un fisico scolpito con curve e lineamenti da fare invidia anche a un dio greco? Oppure la bellezza può esserci in più aspetti? Ecco, quest'ultima domanda oggi troverà risposta perché vedremo persone con una bellezza a parere di molti veramente unica. E che difficilmente si può replicare. Insomma, per capire meglio, preparatevi che partiamo per un altro incredibile video. Yuan Herong sembra una normalissima ragazza qualunque finché non toglie il suo cappotto o comunque non mostra il suo incredibile fisico. È considerata la versione reale della famosa Chun-Li di Street Fighter grazie alle sue gambe che non hanno pari nel mondo del bodybuilding femminile. Lavora come infermiera in un ospedale cinese e recentemente ha smesso di andare in palestra. Fuori casa per via dell'emergenza, infatti sta dedicando tutta se stessa ad aiutare più pazienti possibili. Ma prima di questi fatti spendeva tutto il suo tempo libero ad allenarsi costantemente. Sin da piccola la palestra è stato un sogno, ma veniva presa in giro da bambini e adulti per questa cosa. Alcuni non la considerano femminile o bella solo per via dei suoi muscoli. Lei ha imparato a gestire la tristezza e la depressione causate dalle persone cattive trasformandosi in una vera macchina da allenamento. Oggi è contenta di ciò che ha ottenuto ed è un'ispirazione per molti. Se Game of Thrones si fosse concluso diversamente, intendo ovviamente la serie televisiva e non parlo dei libri, la figlia di questi due personaggi famosi sarebbe stata tipo così? Credo proprio di sì. Lei è Amina Ependieva, non solo all'aspetto risulta spettacolare ma anche in quanto a genetica. Infatti possiede due rare mutazioni in un corpo solo. Ha soli 11 anni ed è originaria della Russia. Le malattie che ha sono eterocromia, che si nota dagli occhi di colori diversi, e l'albinismo, che quindi si nota sulla pelle così chiara e nei capelli bianchi come la neve. La prima foto su Instagram è stata pubblicata a gennaio 2020 da una fotografa russa che è rimasta senza parole davanti alla bambina. Questo ha permesso ad Amina di diventare virale e conquistarsi una piccola schiera di fan. Rimanendo sempre in tema albinismo, parliamo di questo ragazzo georgiano. È famoso grazie a TikTok, dove i suoi video hanno fatto milioni di views, specialmente per via della sua incredibile peculiarità. Potrebbe benissimo partecipare a The Witcher senza nemmeno mettersi il make-up. I suoi capelli, la sua barba e in generale tutti i suoi peli corporei sono di colore bianco, ma così bianchi da sembrare quasi finti. La cosa ancora più sorprendente è che fa un po' di tutto nella vita perché non gli piace stare fermo e dipendere da qualcun altro. È un cantante, per poi continuare con una carriera da scrittore di testi per altri cantanti del suo stesso paese. Ed è anche un produttore che aiuta i giovani emergenti. È un imprenditore, insomma, che gestisce varie attività legate alla sua carriera e al producing. Lo studio che ha fondato si chiama Georgian Dream ed è sempre in cerca di talenti particolari, un po' come lui e il suo aspetto inusuale. Quando si tratta di un piccolo neo, le persone non fanno molta attenzione e lasciano stare. Quel piccolo neo diventa alla fine un punto dimenticato nel corpo, ma quando le cose si ingigantiscono, nel senso che se tutto il vostro corpo fosse ricoperto da nei o comunque voglie, cosa fareste in quel caso? Beh, Yulianna Youssef ha deciso di diventare un influencer e ispirare altre ragazze con il suo stesso problema. Sin dalla nascita, questa ragazza soffre di nevo melanocitico congenito, una malattia che appunto lascia segni del genere sul corpo. È di origini ucraine e ha 26 anni, ma la sua vita non è stata tanto semplice. Da piccola veniva presa in giro e non aveva quasi nessun amico. Tutti la tenevano alla larga pensando fosse infetta. Ma crescendo ha capito che questo è ciò che la rende unica e che forse l'avrebbe aiutato a sentirsi meglio, superando le sue ansie e tristezze. I medici addirittura non le davano nemmeno una settimana di vita alla nascita. Eppure è più sana che mai oggi. La nostra unicità, individualità, le esperienze di vita sono quello che ci forma e ci rende affascinanti, dice sempre Yulianna. Spero davvero che tutti possano imparare ad amare se stessi per creare un ambiente di tolleranza e comprensione reciproca. E passiamo ora ad una bambola. Non lo dico per dire che è bellissima o ha un corpo da favola. Letteralmente ha le sembianze di una Barbie ed è considerata la più realistica Barbie russa in giro. Angelica Kenova è una modella che conduce una vita atipica, proprio da principessa come in una fiaba. Per questo è considerata la bambola umana più realistica. Ha ottenuto una laurea in psicologia infantile, ma non ha mai fatto questo lavoro. Sin da piccola l'influenza dei genitori l'ha condizionata non poco. Questi ultimi avevano l'abitudine di darle qualunque cosa e vestirla esattamente come le principesse di famosi cartoni animati. Addirittura anche la sua stanza da letto era simile a quella di alcune di esse, con colori vivaci, con tendenze specialmente al rosa e oggetti decorati a mano.
La madre è molto molto fissata, possiamo dire. In effetti anche da adulta la sorveglia 24 ore e non le permette di uscire con un ragazzo se quest'ultimo non consegna il suo passaporto. Carrie avrà alla fine del primo appuntamento con la figlia. Sì, esatto, avete sentito bene. Una cosa inusuale, ma del tutto vera. Angelica sembra accetti volentieri tutto ciò. Ma lei sembra non dispiace a fare il suo lavoro e adora andare in palestra per mantenere il fisico. Secondo le sue dichiarazioni dovrebbe essere tutto naturale, frutto di molta fatica e sudore. Sarà davvero così? Fatemelo sapere nei commenti. Vi piacciono le persone con gli occhioni enormi, tipo Alita? Beh, in quel caso guardate Maria Oz. Diventata famosa appunto per gli enormi occhi, a dir poco ipnotici per tanti, prendono praticamente metà del suo volto e risaltano sempre al primo appuntamento. La sua storia è quella di tante altre modelle che non potevano entrare in questo settore a causa dell'altezza, infatti è molto bassa e quindi impossibilitata dall'indossare la maggior parte dei capi di moda, ma ha deciso comunque di impegnarsi a aprire degli account social. I follower su Instagram possono vederla ogni giorno impegnarsi e divertirsi utilizzando i suoi occhi e le sue capacità da modella, imparate guardando corsi online. Utilizza la particolare tecnica dello stop motion per creare video incredibili. Parliamo adesso di una delle ragazze più misteriose su Instagram. Si chiama Bee Melvnin ed è una rarità in mezzo alle persone uniche. La sua pelle scura e i suoi capelli bianchi, insieme anche agli occhi grigi, l'hanno resa una vera celebrità. Eppure si sa poco o niente. Su Instagram ha circa 400.000 follower e passa e le uniche informazioni riguardano la sua passione per il disegno e per gli anime. Molti dicono potrebbe tranquillamente impersonare Tempesta degli X-Men. Adesso dimenticate tutto quello che sapete riguardo la bellezza, perché questa coppia canadese distrugge ogni standard esistente. Si chiamano Anna Rose e Steven Raj. Sono una coppia molto inusuale per via del modo in cui escono di casa. Infatti ad ogni minima camminata si vestono in modo diverso o comunque nel modo in cui ritengono sia più adatto a loro, tirando fuori uno stile di bellezza a dir poco unico e forse introvabile da altre parti. Hanno deciso di radersi completamente i capelli e le sopracciglia. Questo perché vogliono potersi truccare a modo loro, senza alcun problema, e mettersi qualunque parrucca desiderino. Non escono quasi mai di casa senza le loro fidate lenti. Secondo molti il loro look è quasi alieno alla vista. Ma in realtà ci sono modelli del genere nel mondo. La Fecal Matter, una famosa azienda di moda, ha creato un intero set di capi d'abbigliamento fuori dal comune. La collezione si chiama Non-Human, se siete interessati a fare qualche ricerca. Concludiamo con un ultimo modello simbolo per tanti ragazzi giovani con problemi di pelle. È stato personalmente scelto da Kanye West per rappresentare i suoi abiti tra migliaia di contendenti. Si chiama Ralph Soffrant e soffre di vitiligine. È originario di Haiti e ha solo 21 anni. Ha mollato gli studi universitari per incominciare la carriera da modello. Nel suo paese di origine sembra lo considerassero un vero mostro. È arrivato a Brooklyn, le cose non erano state molto diverse finché un fotografo non l'ha visto per strada e ha deciso di scattargli qualche foto. Da allora, su suggerimento di un suo amico, ha cominciato ad andare per agenzie di moda. Dopo l'apertura del suo account Instagram, le cose erano cambiate moltissimo. Kanye West aveva notato nella sua home le foto particolari del corpo del ragazzo, decidendo così di farlo sfilare per il suo marchio di abbigliamento sportivo. Con questo concludiamo. Come avete visto, la bellezza è diversa in ognuno di noi. C'è chi ha saputo usarla per riuscire a diventare famoso e affrontare così le proprie insicurezze e le cattiverie delle persone. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.